siamo soli. Ah, mi sembra di capire, visto che anche il prefetto sempre sì, dicevo, visto che il prefetto Gabrielli si è definito la Cassandra, quando noi lo siamo stati, non lo siamo storicamente, quasi il nostro DNA, essere stato la Cassandra. No, beh, insomma, intanto ringrazio il Dio, ringrazio il professor Scalascio, ringrazio l'università, il rettore, insomma, per averci ospitati, insomma, non aggiungo altro al prestigio di questo, di questa università, che insomma, lo sapete bene, si colloca non soltanto tra qualche volta le eccellenze, ma è una delle poche, peraltro, Dipartimento di Scienze della Terra, tra i pochi sopravvissuti a una riforma che sta in questo momento mettendo veramente nell'angolo la cultura geologica in Italia. Io credo che al di là delle giuste perplessità, osservazioni che il professor Gabrielli ha rilevato, ha fatto rilevare, l'essenza di questo libro che oggi in qualche modo commentiamo, critichiamo, ma insomma commentiamo soprattutto, ci vari disputi di riflessione e quindi di dibattito, è proprio nel dibattito stesso. Cioè aver colto anche degli elementi di criticità rispetto appunto ai contenuti del libro, io trovo che comunque sia importante, perché questo crea un dibattito, questo crea una presa di coscienza, questo crea insomma anche una forma di comunicazione, visto che il tema della comunicazione è estremamente importante, non soltanto per il riferimento a cui insomma il prefetto ha fatto cenno, ma anche per una necessità che probabilmente esiste ancora oggi e che deve vedere impegnata la comunità scientifica tutta rispetto a un'esigenza di comunicazione e di consapevolezza da parte del cittadino. Io credo che il vero snodo, cioè la vera strategia da perseguire se vogliamo in qualche modo rendere questo paese più resiliente, uso questo termine perché insomma, credo che sia assolutamente adatto, è proprio questo, cercare di creare una consapevolezza ovviamente rispetto ai temi del rischio naturale, del rischio sismico, quindi in funzione ovviamente di un patrimonio edilizio che è nella condizione in cui è, di un territorio che pone grossi problemi di rischio idrogeologico, di un rischio vulcanico che viene affrontato nel libro e che in realtà invece poco, forse nel dibattito mediatico, è inteso e percepito. Io credo che attraverso proprio la comunicazione, il dibattito, la presa di coscienza si può creare quella consapevolezza che appunto può portare ad azioni un po' più virtuose da parte dei cittadini. A volte cito, quando si parla specificamente di rischio idrogeologico, come la mancanza di consapevolezza ha portato a delle azioni che sembrano quasi al limite, diciamo, della stupidità. Quando sentiamo di qualcuno che rimane intrappolato in un sottopasso, oppure che attraversa un fiume in piena e attraversa con la sua macchina e con l'intera famiglia rimanendo sotto. Ora, io non credo che la gente sia sostanzialmente stupida, io credo che questo sia proprio un problema di non avere percezione di che cosa si stia facendo, non avere percezione in qualche modo frutto di una mancanza ancora di conoscenza, una mancanza proprio di consapevolezza rispetto a questi temi. Aumentare la consapevolezza significa, secondo me, intanto appunto creare un cittadino che declina azioni migliori sul territorio, quindi non soltanto nei comportamenti, ma anche nei comportamenti rispetto proprio alla vulnerabilità del territorio stesso. Significa far percepire a chi abita in delle case non sicure che la propria casa appunto sicura non è. Dopo il terremoto dell'Emilia Romagna, il Consiglio Nazionale degli Architetti fece una sorta di sondaggio, probabilmente senza un valore statistico scientificamente valido, però risultò da questa indagine che la gente è convinta comunque, tranne quelli dell'Emilia Romagna che in quel momento si stavano ponendo il problema, nel resto d'Italia la gente comunque insomma era convinta di vivere in edifici sicuri, ma senza averne la reale consapevolezza, perché insomma ritiene che insomma, una casa propria perché non dovrebbe essere. Ecco, questo significa in qualche modo aprire un pochettino la mente rispetto a un problema che in effetti esiste. Ma aggiungo, io svolgo a libera professione come mia attività professionale, io credo che questo possa portare anche a un miglioramento rispetto alla qualità di quelli che sono i nostri progetti. La consapevolezza del tema, il dibattito sta portando le classi professionali, non mi sto riferendo in questo momento soltanto ai geologi, ma parlo a chi è insomma progettista, parlo
ingegneri architetti piuttosto che geometri o agronomi a rapportarsi rispetto all'opera progettuale, alla strategia progettuale in maniera diversa. E questo è un cambiamento lento, non è un cambiamento che avviene da oggi al domani. Ahimè, è frutto proprio di questi dibattiti, è frutto di convegni, dibattiti come quello di oggi. Parlare quindi, arrivare ad avere una migliore qualità, io dico sempre, la qualità di un progetto non è un parametro di eccellenza del progetto, è soltanto un raggiungimento di obiettivi, un'opera che sia compatibile, è compatibile per il territorio, è compatibile per la sicurezza, è compatibile socialmente. La qualità significa che quel progetto è anche accettato dalla comunità che riceve quell'opera. Insomma, questo in qualche modo è una coscienza che l'Italia lentamente, forse troppo lentamente, ma secondo me un po' si sta creando. La dottoressa ha citato l'aspetto legato all'abusivismo, più tardi nel dibattito della tavola rotonda mi piacerebbe affrontare e in qualche modo approfondire alcuni temi che riguardano l'abusivismo, soprattutto perché ancora oggi purtroppo qualcuno, fino a qualche mese fa, aveva proposto nuove leggi di dottoressa. Questa misura di cui ha parlato la dottoressa a me sembra molto strategica, cioè cos'era? È il collegato ambientale ed è, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, 10 milioni di euro del Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione dei sindaci affinché possano procedere alle demolizioni di fabbricati che stanno in zona di elevato rischio idrogeologico, in zona del recupero, per capirci. Questo mi sembra importantissimo perché intanto dalla classe politica che noi tanto puntiamo con il nostro indice è arrivato un aspetto di questo genere. Mette i sindaci nelle condizioni di fare qualcosa laddove appunto il problema c'è, quindi evitare che poi al verificarsi dell'ennesima catastrofe si dica io non ho i soldi per farlo, cos'altro che posso fare. Quindi mi sembra anche questo che un elemento importante di come pian piano questi messaggi vengano recepiti. Ecco, concludo dicendo, voglio dare alla fine anche una vena di ottimismo, uno spunto di ottimismo rispetto a tutto questo. È vero, siamo un paese molto strano, siamo un paese che continua ancora oggi a non riuscire ad esempio a convertire tutto quel know-how che ha in campo edilizio, perché è un paese che si è sviluppato negli anni 70-80 soprattutto con un'economia legata al mondo dell'edilizia e che non riesce a convertire questo know-how di impresa, professionale e tecnico all'interno, ad esempio, delle ristrutturazioni, perché potremmo benissimo convertire questo tipo di capacità nelle ristrutturazioni, tra l'altro mettendo in sicurezza il nostro patrimonio edilizio, mettendo in sicurezza i nostri centri storici, dando lavoro e consumando meno suolo, perché è paradossale che in questi ultimi 10 anni abbiamo aumentato il consumo di suolo rispetto ai 30 anni precedenti. Quindi io credo che da questo punto di vista sia importante che questo libro ci stia portando oggi a dibattere. E aggiungo, visto che ho iniziato dicendo Cassandre siamo definiti, io credo che la comunità geologica tutta in questo momento di grande crisi economica ha una grande possibilità che deve saper sfruttare, dobbiamo tutti insieme trovare un modo per saper sfruttare i temi delle scienze della terra, tutte, al di là di quelli che sono i rischi di cui oggi stiamo parlando, ma anche sul tema risorsa acqua di cui si parla ancora molto poco, risorsa materie prime, risorsa energia, tutto questo è importantissimo per lo sviluppo di un paese. Tentiamo almeno di farlo, di mettere a servizio del paese queste nostre conoscenze. Io credo che nel prossimo futuro, perché sono convinto che la storia è fatta di corsi e ricorsi storici, non può che diventare in qualche modo, i nostri saperi non possono che diventare anche un volano di sviluppo e un'idea di futuro per questo.